a Reagan che l'unica maniera per salvare l'economia era che Stati Uniti e Canada convergessero in questa Unione Nordamericana, e questo sarebbe dovuto succedere nel 1995, 3 anni dopo che incontrai questo amico proveniente dall'MI5. Arrivò al 1995 e io capii esattamente cosa stava succedendo proprio perché avevo una chiave di lettura e mi chiesi: se il primo ministro canadese, il presidente degli Stati Uniti, non decidono veramente, chi decide nel mondo? Così come lo prospetti tu, il Club Bilderberg è una specie di nemico pubblico della democrazia, intesa come concetto, ma intesa anche come applicazione nazionale in ogni singolo Stato. Esistono degli strumenti legali con cui il cittadino comune, con cui il giornalista investigativo, possa chiedere, se non la chiusura del club, almeno una manifestazione pubblica, una pubblicazione dei contenuti, cioè qualcosa che renda il club più trasparente rispetto a quello che è oggi. Abbiamo gli strumenti legislativi, abbiamo la voce democratica per farlo? Cioè, se è un pericolo, quali sono le armi per contrastare questo pericolo? Well, first of all, I don't believe in democracy. I think democracy is crap. Democracy is garbage. I believe in liberty and freedom. Prima di tutto io non credo nella democrazia. Credo che la democrazia si possa considerare spazzatura. Io credo negli ideali di libertà che dipendono dalla mia cultura classica. Se guardiamo al Bilderberg come un evento isolato, ricadiamo nell'errore di pensare a questa teoria cospirazionista. Ma se lo guardiamo come un fenomeno sociopolitico che si prolunga lungo tutta la storia, comincia ad avere un significato per se stesso. L'obiettivo del Bilderberg è rendere la gente più stupida, perché se la gente è stupida è più facile controllare il mondo. È difficile controllare il mondo e manipolare le persone se le persone sono intelligenti. Infatti il sistema educativo americano, italiano, canadese, europeo è basato sull'educazione, sì, un'educazione scolastica basata sul risultato, quindi tecnica che si concentra su obiettivi specifici, non formativa realmente. Un impero americano, un impero europeo, insomma, tutti gli imperi, diciamo, continentali fanno tutti parte di un impero globale che va contro gli insegnamenti classici, che appunto possono essere realmente formativi e che vengono, come dire, osteggiati dai sistemi che lavorano per questi imperi. Per sconfiggere questi imperi la cosa più importante è educare le persone. Fargli capire che la maggior parte delle cose che vediamo, che leggiamo, che impariamo non sono in realtà importanti. La cultura classica è la cultura da insegnare e da perseguire, perché è l'unica che forma realmente, contrariamente alla cultura popolare, perché parlano sempre di impiego, di occupazione, come si rende stupida la gente. Un lavoro da ingegnere lo dai in Cina. Alle persone italiane fai pulire i gabinetti. L'industria tessile italiana è stata distrutta, c'è stato un piano preciso mirato a distruggere l'industria più antica d'Europa. Distruggere la cultura classica vuol dire annientare l'animo umano e far diventare le persone come degli animali. Questo si vede anche per esempio nella musica, la sostituzione della musica classica con musica heavy metal, musica rap, che appunto abbassano il livello culturale, spirituale dell'uomo. È un attacco silenzioso da tante direzioni diverse allo spirito dell'essere umano. Loro vogliono tornare a un sistema di governo come poteva essere quello feudale, una oligarchia in cui le persone comuni sono schiavi che lavorano nei campi, che muoiono nei campi e loro governano sostanzialmente il mondo. Ma questo è possibile solamente attraverso un piano a lungo raggio. Ancora una volta è opportuno ribadire che non è realistica
l'ipotesi che vede una sola persona che tira i fili e comanda il mondo. 7 billion people. They need far fewer people. Dunque, la storia che le racconta è la storia di un nuovo assalto imperialista, con la semplice variante che questo assalto non viene compiuto, come la storia ci ha raccontato precedentemente, da uno Stato nazionale, ma viene compiuto da una sorta di rappresentanza trasversale a tutti gli Stati e che rappresenta soprattutto la finanza. Una delle ultime conquiste, se si può dar credito alle rivelazioni di certa stampa anche autorevole, sarebbe la presidenza del Consiglio europeo. Pare infatti dai racconti che è possibile insomma, trovare soprattutto in testate come Peace Reporter, ma non solo, anche su affariitaliani.it se ne è parlato. Pare che in una riunione, in una delle ultime riunioni dopo quella ufficiale di maggio di quest'anno, si sia deciso il nome di chi sarebbe diventato il presidente della Commissione europea e che così sia stato. Cosa c'è di vero in questo? Well, you know, anybody in any position of power, be it in Europe, be it in Italy, chiunque occupi un posto di potere importante in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, dipende da un'organizzazione privata. Tutte queste persone di cui si parla diffusamente in molti siti cospirazionisti dipendono dal Bilderberg, questo è ovvio, devono dipendere dal Bilderberg. Però Jean-Claude Trichet, governatore della Banca Centrale Europea, Lady Ashton, Tony Blair, non sono in realtà importanti, sono dei semplici comprimari. Queste persone possono al massimo servire il caffè, le persone veramente importanti non le conosce nessuno perché non vanno sui giornali, non vanno in televisione, appunto i loro nomi sono sconosciuti. Una delle persone più importanti del mondo è proprio italiana. E il nome di questa famiglia, che è una antica famiglia della nobiltà veneziana, è Frescobaldi. Ogni casa reale europea ha un grado di parentela o comunque un collegamento con la famiglia Frescobaldi. Il presidente dell'Unione Europea, per esempio, su cui si concentra l'attenzione della maggior parte della gente, è in realtà solamente un portavoce di persone ben più importanti, di cui ovviamente non si conoscono i nomi. Questo ancora fa riferimento a quello che dicevo prima, di manipolare il modo di pensare della gente. Se ci si concentra su Lady Ashton, su Tony Blair o su Obama, in realtà non ci si concentra sulle persone realmente importanti. Uno degli obiettivi più importanti del mio libro, e sono molto grato al mio editore italiano per averlo portato in Italia, è rendere la gente capace di pensare autonomamente, di concentrarsi su quello che è realmente importante. E se la gente diventa indipendente dal punto di vista del pensiero, è immune da tutto quello che viene detto dai giornali e dai mass media, diciamo, appartenenti al mainstream, perché il loro lavoro non è quello di dire la verità, è quello di mentire e dire quello che si vuole che la gente sappia. Gian De Jota è un chiaro esempio dei media italiani che non lavorano per la gente, ma lavorano sostanzialmente per questa organizzazione segreta. In un'altra intervista tu hai raccontato che qualcuno ha cercato di corromperti, qualcuno ha cercato di ucciderti, qualcuno ti ha offerto un assegno in bianco pur di farti tacere. In cosa consiste il tuo metodo investigativo? Chi sono le tue fonti? Well, I can't really discuss that very much because again it's Sì, questo è un argomento di cui non posso parlare molto diffusamente perché fa parte del modus operandi di un agente segreto. Comunque nell'ultimo G20 che si è tenuto a St. Andrews in Scozia c'erano più di 500 agenti che operavano per la sicurezza, però con tutti questi agenti, con tutte queste guardie che proteggevano il meeting, io e il mio staff siamo riusciti a infiltrarci, rubare i documenti e portarli via e pubblicarli. Però se dopo tutto questo la gente ancora non capisce quello che sta succedendo, allora non c'è veramente modo di farglielo capire, perché tutto quello che viene detto in televisione, che si legge sulle prime pagine dei giornali, è una grandissima bugia. Is the truth, and everything else is a lie. Grazie. Thank you.